Vabbè, allora facciamo entrare per favore Ale Cattelan. Ciao Ale, benvenuto. Ciao a tutti ragazzi, come va? Bene, ciao, te come stai Ale? Ale? È un mega piacere averti qua. Piacere e ciao a tutti. Allora Ale, innanzitutto so che hai appena finito le prove, sei all'Eurovision, giusto? Magari. Dove sei? A Torino, no, magari, dove sei? No, no, sono all'Eurovision ma siamo nel pieno delle prove. Adesso in questo momento credo che stiano provando Laura e Mika un pezzo e quindi sono riuscito a sgattaiolare fuori dallo studio per venire qua insieme a voi. Grazie Colnai. Cioè tu praticamente hai fatto... ma adesso uno come te sogna ancora Sanremo... Ho visto che sei andato direttamente all'Eurovision, no? Perché sai, si parla sempre, no? Un po' di te come il futuro, sì, ma conduttore. Sono due piani diversi, sono cose belle. Sanremo per l'Italia è la cosa più importante che ci sia, è il programma in assoluto più importante. Però, guarda, quest'anno ci sono stato per la prima volta velocemente per presentare Eurovision. Ho avuto modo di incontrare Amadeus, che mi ha fatto un'impressione stupenda e l'ho visto veramente... in controllo della situazione, a suo agio. Adesso, se non sbaglio, lo farà per ancora un po' di anni di fila, quindi non è neanche più un pensiero che ci passa per la testa. Ah, ok. Okay, per i prossimi due anni, dici? Forse anche di più, mi sa. Adesso, guarda, non sono informatissimo, però mi sa anche di più, quindi per un po'... Però se non è informato vuol dire che è per un bel po' di anni. Sì. Cioè, ha proprio buttato la spugna, praticamente, Ale... No, ma guarda, ma non è, ma non è una, me, non è una competizione, non è una lotta, non è una lotta. Ma in realtà è un tuo, cioè come obiettivo è stato un tuo obiettivo, cioè è un tuo obiettivo professionale oppure è una cosa che ti hanno detto e sai... Come ti dicevo, è il programma più importante che c'è, quindi nel caso in cui un giorno dovesse succedere sarà un onore, ma non è un'ossessione. Io in questo momento anche le cose che sto facendo hanno un indirizzo un po' diverso, a parte Eurovision che invece è un contesto musicale un po' più simile. A me piace scrivere, quindi in questo momento sto cercando di fare programmi che posso scrivermi, impostarmi e realizzare col mio gruppo di lavoro. Ale, allora... Infatti... Scusa, ma... Vai Andre. No, ti dicevo Ale, tu allora sei appena uscito con una serie, adesso andiamo anche sulla parte più sportiva perché non ce ne volere, però noi diciamo che... Io c'ho una domanda storica da fare a casa. Dai, fagliela direttamente. Posso partire subito? Sì, dai, anche perché volevo chiederti della storica. Serie di Netflix, ma verrai da due mesi in cui parli solo di quello, credo Ale, quindi è anche inutile... Vabbè, ma tanto sì. Anche lì c'è del calcio, c'è Baggio, Vialli... Baggio, Vialli, sì, è una serie che ha dei contatti con lo sport ben importanti. Ma infatti la domanda era... Cioè, come funziona? Ti ha chiamato Netflix e ti ha detto, guarda, ti puoi togliere gli sfizi più grossi quando eri sedicenne? Cioè, come ha funzionato? No, allora, guarda... No, magari fosse così. No, io ho proprio impostato il mio lavoro negli ultimi anni in questa modalità che hai appena detto tu. Cioè, voglio fare tutte le cose che voglio fare da ragazzino e che poi comunque magari volevo fare anche negli ultimi anni, ma che non sono proprio quelle. E quindi lo sforzo è sempre cercare qualcosa che includa questi sfizi e farmeli pagare da qualcuno. Quindi prima abbiamo scritto tutta la serie, poi siamo andati a proporla. Ti può interessare questa cosa? E quando troviamo qualcuno interessato siamo molto felici. Ma guarda, se fai una parte ad Amsterdam io vengo molto volentieri, Ale. Ma quelle cose le hai già fatte, devi fare così, che non lo organizziamo fuori dai confini. Vabbè, ho capito, parlavamo di sfizi. Ale, come vedi invece, facendo diciamo un backflip sull'Inter invece, no? Come vedi questa Inter? E soprattutto ti volevo chiedere una cosa, ma tu no? Che sei abbastanza istituzionale come tifoso interista, cioè se io devo pensare dei tifosi interisti mi viene in mente te, Bonolis, Vieri, no? Ma ti viene delle volte... Vieri più di tanto. Chi gioca meglio? La domanda... No, no, non che si gioca meglio, ma quando giocano male o hanno dei momenti giù di forma, ma gli vai sotto facendogli sentire il peso della tua personalità, dicendogli, ragazzi, però porca troia, così no? Guarda, no, perché... Rossi, anche Valentino Rossi, bravo, ragazzi, certo. Anche Vale, Rossi, sì. No, non lo faccio mai, perché comunque io nella mia testa, prima ancora che... presentatore, insomma, chiamatelo come volete, personaggio televisivo, io mi sento calciatore, quindi ho un grandissimo rispetto dello spogliatoio, ho un grandissimo... Tu giocato in Europa pure. Quello che succede dentro uno spogliatoio e comunque anche se in categorie ovviamente più basse della Serie A
ho giocato e conosco come funzionano gli spogliatoi e so perfettamente come sono i momenti, perché poi la cosa che secondo me la gente a volte non realizza è che dalla Serie A alla terza categoria le dinamiche sono le stesse, poi cambia la qualità dei ragazzi che sono dentro uno spogliatoio, ma le dinamiche, il gruppo come si comporta, come fa a fronte ai momenti di difficoltà, come si esalta nei momenti felici, è esattamente la stessa cosa per tutti, perché quella è una parte, è una componente umana del calcio, no? E quindi no, assolutamente, non rompo mai le scatole ai ragazzi, guarda, giusto nell'ultimo... Ah, ok. Dopo la sconfitta di Bologna ho mandato un messaggio a Bari dicendo: Bari, tranquillo, state tranquilli, non è ancora detta, cioè, perché comunque quel momento lì è stata una mazzata per tutti i tifosi. Te l'aspettavi te? Perché l'Inter in quei momenti lì, sai, quando c'ha quelle partite lì, noi ne parlavamo nel post partita e anche nel pre partita, il pomeriggio, i ragazzi dell'Inter, qualcuno ci aveva quel dubbio che, ma vuoi vedere che la stecchiamo? Perché dai, rimandata. Beh, allora, il tifoso interista questo dubbio ce l'ha sempre. Prima di partita, cioè è una cosa costante, quindi quello non fa... Ma guarda, a me quello che pensano i tifosi non preoccupa più di tanto, a me interessa che io... No. Oh. Questo è l'Inter, sui poteri forti dell'I, stavo dicendo qualcosa di grosso. Si può sempre sbagliare, si può sempre perdere. No, Ale, aspetta un attimo. Che è saltato ti sei mettere l'ultima parte perché non abbiamo avuto il segnale. No, dicevo che comunque lo sai che una partita la si può sbagliare, la si può perdere, può sempre capitare, perché poi... Ma invece in fase di calciomercato, cioè ti capita invece in fase di calciomercato che fai la cosa che tipo che chiami qualcuno, no, non te ne vai, tipo che gli dici no? Anche qui di solito no, l'ho fatto solo quest'estate, mi è capitato una volta sola quando era il periodo di Luca Cone che stava andando via, ho mandato un messaggio a Piero, gli ho detto ma è vero? E lui mi ha detto no. mi sa che sì, ma proprio il giorno dopo poi l'hanno annunciato, quindi ho cercato di resistere fino all'ultimo, però mi sembrava talmente incredibile, non ci volevo credere, perché poi spesso sui giornali leggi cose che non succedono, non avvengono, però lì mi sembrava che qualcosa di vero ci fosse, quindi ho detto Piero ma è vero? E non ho neanche dovuto specificare di chi stessi parlando. Proprio solo detto, è vero? E lì ho capito che c'era poco da fare. Ale, a proposito di calciomercato e di Lukaku, ma tu sei uno di quei tifosi che è un po' stizzito dal fatto che l'Inter adesso è seconda, magari non vince, magari vince di un soffio lo scudetto, oppure sei uno di quelli che pensa no, è andato via Lukaku e sostituito con Dzeko, è già tanto quello che sta facendo Inzaghi, perché fondamentalmente si spaccano così i tifosi dell'Inter, Ma il problema è che su ogni tema c'è la spaccatura, quando in realtà poi la verità spesso è una via di mezzo alle due cose, o c'è della verità in tutte e due i punti. Per come era andata la stagione, perderlo sarebbe veramente un peccato, e in questo momento, ahimè, è più probabile che lo perdiamo che non che lo vinciamo, quindi è sicuramente un peccato. A inizio anno la gente poi ricorda sempre Lukaku e Hakimi, secondo me c'entra anche il modo in cui sono successe queste cose, perché Hakimi sapevi che avresti dovuto venderlo, Lukaku è stato un po' inaspettato, Conte che è un allenatore che è stato fantastico e che sicuramente nel campionato ti porta a casa dei punti, è stato inaspettato, e poi nella sfiga totale ci si aggiunge sempre la ciliegina sulla torta, che in questo caso poi è stato anche il dramma di Christian Eriksen, che minchia, veramente comunque è stata un'altra perdita importante. Poi insomma, ovviamente in questi casi la cosa principale è che stia bene lui, che abbia recuperato lui, però insomma l'Inter rispetto all'anno scorso ha perso tanti pezzi. Ma tu eri un contiano? Io sì. C'è un commento interessante, tra l'altro apro uno spunto, perché dicono che Mandelli si lamenta e gli rompi il cazzo con gli sfottò. Con gli sfottò? No, guarda, io no, sugli sfottò io no, guarda, ho un patto con i miei amici, per cui sai quando si perdono le partite che partono i messaggi, siccome mi dà fastidio riceverli, io non li mando mai a nessuno, e negli anni devo dire che non ho mai scritto ad amici avete perso, scarsi, così, e devo dire che per fortuna nessuno li scrive a me, quindi no, guarda, sugli sfottò del calcio io spesso passo. Allora, aspetta un attimo, devo far entrare una persona, purtroppo direi anche, buongiorno Damiano. Ah, attenzione. Scusate, ma la mia sigla non c'è?
No, perché stavamo facendo un'intervista. Cioè, ora c'è Alessandro Cattelan, io passo in secondo piano. Pancio va bene, però ricordati che Cattelan c'è oggi. Faina c'è sempre. È sembra una minaccia. Perché... Ciao Ale, comunque non ce l'ho avuta neanche io la sigla. No, ma... Sono entrato anch'io così... Comunque Ale, posso... Doveva fare l'offeso, se... Ale. Se in realtà, se invece ti piacerebbe fare più una cosa sul calcio... Che su, cioè... No, in realtà no, guarda, è strano, però mi rendo conto nella vita che tutte le mie passioni preferisco non parlarne. Ma infatti in questo momento, guarda, sto parlando con voi di calcio, va bene così, però è sempre una cosa che mi considero un po'... Quindi il calcio, anche perché secondo me si parla già troppo, no? Nel senso, c'è... A volte ci si deve inventare qualcosa da dire, poi alla fine il calcio secondo me è più semplice di come lo si racconta, di come lo si fa passare, quindi no, no, però no. Io Ale credo, però anche guardo i programmi di calcio, perché io mi piace guardarli, ma non li farei. Però sai Ale che si sta restringendo un attimo, così usciamo dal calcio, se non ti piace troppo parlarne, anche l'intrattenimento si sta stringendo un pochino, perché comunque sta cambiando la società, inizia a essere sempre più complicato, paradossalmente, come dicevi te, il programma numero uno in Italia è un programma dove cantano, cioè l'intrattenimento adesso io mi ricordo quello che tu facevi su Sky, ma inizia a essere un po' una mosca bianca. Il varietà è un po'... Sì, inizia a diventare un po' più difficile per la TV, in realtà, anche perché poi ci sono mille altri agenti invece ormai pochi mezzi. Prima per fare un programma avevi bisogno di un budget, dei soldi, una produzione, eccetera. Ormai lo si può fare anche a casa e lo possono fare tutti. Il che vuol dire che c'è enorme frammentazione, un'enorme possibilità di scelta. Poi, ovviamente, la maggior parte, cioè, per trovare cose belle belle è difficile, però a volte ci sono. E c'è questa nuova democrazia che di per sé è una figata. Secondo me, per chi faceva televisione è più difficile, perché hai ancora meno spazi, hai più gente che con cui andare in competizione. Però è una cosa bella. Tu hai iniziato con MTV, ovviamente. Se iniziassi, adesso mi sono visto delle tue interviste, quindi non ti faccio come hai iniziato, ma se iniziassi oggi, da dove partiresti? Cioè, qual è la roba che ti senti più vicino? Probabilmente da YouTube. Spesso, guarda, col mio migliore amico ne parliamo, perché quando eravamo ragazzini noi... Grazie, Fede. Avevamo l'età magari degli youtuber più giovani, comunque noi il pomeriggio a casa, al posto che studiare, c'erano le prime videocamere e ci facevamo delle clip, delle gag, delle cose, le finte interviste, cioè abbiamo sempre avuto questo spirito e sicuramente se ci fosse stato YouTube ai tempi avremmo provato a caricare queste cose su YouTube. Non so dirti se per fortuna non c'era, perché poi ovviamente la qualità delle cose che facevamo non è che era proprio... Da premio Oscar. Vabbè, in linea però, con lo YouTube dell'epoca, immagino. Come? In linea con lo YouTube dell'epoca, YouTube nel 2008. No, all'epoca non c'era proprio YouTube, non c'era proprio nessun mezzo in cui... Ma quanti anni hai, Ale? 41, non è 41? 42, no? Io sto parlando di quando avevo 16 anni, non c'avevamo manco. Ma guarda internet, che lui entra... Cioè, io non voglio dire perché siamo quasi coetanei, però dico... Se non ricordo male, lui è entrato piccolissimo ad MTV, che forse avevi... Sì, io ho iniziato a 19 anni, e quindi io ti parlo di quando avevo 16 anni, non c'era manco internet a casa. Sì. Quanto ha inciso, Ale, l'avvento di internet nella tua vita? Che ho visto qualche intervista, se non mi sbaglio, una con i Pampers, se non erro, dove parli del fatto che tu non fai vedere i tuoi figli sui social. Sì. Cioè, come ti comporti tu con internet? Come ti relazioni? No, guarda, ha influito in maniera impattante, come nella vita di tutti, perché non può essere altrimenti. Nell'ultimo periodo mi sono un po' stufato, sto prendendo un po' di distanza dai social, li uso come canale di promozione più che altro. Non ho mai fatto vedere i miei figli, perché le mie figlie, perché non mi piace l'idea, una volta che tu metti qualcosa su internet, quella cosa non è più tua, è di tutti. E quindi fino a che questa cosa non viene regolamentata, non mi piace l'idea di mettere le mie figlie su Instagram, perché non voglio che le mie figlie possano diventare materiale da meme per qualcuno a cui magari sto sul cazzo io e usano le mie figlie per farci dei meme, che poi rimarranno per sempre.
ovunque loro dovranno fare i conti per tutta la vita con una cosa che non hanno chiesto. Quindi finché non avranno l'età di decidere in maniera autonoma, di sicuro io non le metterò su internet. E in genere un po', sì, sto un po' distanziando forse dai social, più che altro dal coinvolgimento dei social, un po' la lettura dei commenti, dal fatto che ognuno si sente autorizzato a dire la sua su cose che non conosce. Forse sono anche, ti dico Ale, perché secondo me ci sono due modi di utilizzare i social. Instagram sicuramente oggi è quello più centrale, anche se ti dico grazie a Dio sta cambiando, secondo me sta facendo la fine di Facebook, cioè mettere il proprio lavoro o mettere la propria vita. Ovviamente mettere il proprio lavoro, come magari fai tu, cerco di farlo anch'io ovviamente, cioè solo quello che fai, diciamo che però ha molto meno appeal. Ti senti No, assolutamente, ma io in realtà ho spesso provato a fare tutte e due le cose, e non c'è dubbio che quando metto una foto della mia vita privata crea molto più interesse di quando metto una cosa del mio lavoro. Sicuramente meno appeal la parte promozionale. Ci sono dei momenti in cui sono più disposto a sentire la gente cosa ne pensa della mia vita privata, però mi rendo conto che se io la posto non posso più chiedere agli altri di non commentarla, quindi magari limito un po' io la condivisione, ecco. Grazie Peppe. Prima di ritornare sul calcio, però c'avevo un passaggio da farti per chiedertelo, perché io ci ho scritto un libro, visto che sono papà anch'io e non metto mia figlia sui social. Secondo te, tu non ti senti che noi abbiamo, essendo un po', adesso io e te ci passiamo 7-8 anni, però indicativamente abbiamo un po' una responsabilità sociale? Io mi sono sempre non scagliato apertamente, però nel libro ne ho parlato. Secondo te noi non abbiamo la responsabilità diciamo sociale di dire un po' al mondo che utilizzare i propri figli anche a scopo diciamo pubblicitario, perché poi se lo metti su Instagram non è che lo stai facendo per quello, no? Chi romanza la vita è proprio un cazzo di problema? È uno dei, secondo me, raga, i social hanno una serie infinita di problemi, ma sulla psiche delle persone è sicuramente uno dei temi che hai centrato, hai ragione. Non l'unico e forse neanche il più grande. Io, secondo me, fa proprio male alla testa della gente questa continua sovraesposizione. Io non credo che il nostro cervello sia formato per essere così costantemente messo al corrente di cosa gli altri pensano di te. Cioè, se il nostro pensiero non si sente nella vita normale, secondo me un motivo c'è. E il fatto che ogni volta che tu fai una cosa ti autosottoponi al giudizio di tutti che te lo scrivono, cosa che non fanno se ti incontrano di persona, anzi, sicuramente non fanno, o se lo fanno ti dicono solo cose belle di persona. La cosa lì a me non fa bene proprio la testa, non fa bene proprio la testa delle persone. Sì, Ale, che poi fondamentalmente lo dici anche, mi sa, o nel secondo, nel terzo episodio su Netflix, lo chiedi allo psicologo, se non erro, questa cosa qui. Ma ti volevo chiedere se hai programmi per il dopo Eurovision. Allora, dopo Eurovision faccio un po' di vacanza e poi, come ho postato ieri su Instagram, sempre per tornare al discorso dell'utilizzo dei social network, no, volevo provare a fare in realtà una cosa un po' in corsa, cioè anche rispetto al mio stesso lavoro, che è sempre un po' filtrato da uno schermo, faccio il mio primo tour nei teatri, che è una cosa che mi terrorizza, mi spaventa molto, e però... Ma di stand-up... Sarà un mix, ci sarà dello stand-up dentro, ci saranno momenti più musicali, ci sarà, nelle mie intenzioni, grande interazione col pubblico dal vivo che verrà a vederlo. Non sarà uno spettacolo in cui il pubblico sarà passivo rispetto a quello che vede, ma ci sarà grande interazione col pubblico. Sarà un po' un misto di queste cose e spero che sia una cosa nuova per chi la viene a vedere, sicuramente lo è per me, infatti mi sto cagando sotto, però speriamo che vada bene. Posso fare una domanda al volo ad Ale, che leggevo in chat, ma che vorrei fargli anch'io. Cosa ne pensi, Ale, del ritorno di FedEx a X Factor? Secondo me farà bene al programma. Guarda, lui secondo me è stato... Guarda, spesso mi hanno chiesto chi è stato il tuo giudice preferito e io spesso rispondo FedEx. Ce ne sono stati che per motivi diversi hanno avuto dei punti forti. E per esempio, vabbè, io sono... storicamente fan di Elio, non ho mai visto nessuno e quindi quando c'era Elio io morivo da ridere. Poi non ho mai visto nessuno darsi ai propri concorrenti e stare così vicino ai propri cantanti come Arisa, che secondo me era un giudice fantastico.
Morgan era geniale, Mara. Però il più completo, secondo me, è stato Fedez. E quindi sicuramente farà bene al programma come giudice e poi farà bene al programma come credo hype, come attenzione che riporterà. A proposito di hype ed attenzione, ritornando sui social, ma andando nella sfera dell'Inter, ti è piaciuto e conosci Inter Media House? Hai avuto modo di lavorare con loro? Perché diciamo che nel mondo del calcio, almeno in Italia, c'è stato un prima di Inter Media House e dopo Inter Media House. Sì, sono bravi. Li ho conosciuti quando abbiamo fatto la presentazione di Conte, perché Conte era venuto al PCC, avevamo fatto il gioco delle carte in cui provavamo a indovinare in quale squadra sarebbe andato a storica, finire. Storica, Ale, quella lì, storica. E, ma proprio una mossa di marketing devastante. Ma tu lo sapevi già, quindi? No, io non lo sapevo. Non lo sapevo e vi dico la verità, secondo me non aveva ancora deciso nemmeno lui. Ma la carta che aveva tenuto era quella giusta? Ma in realtà la cosa divertente è che lui non ha scelto, è passato come se fosse stato lui a scegliere una squadra. In realtà l'avevo scelta io in base a come interpretavo le sue indicazioni. Allora, vi dico la verità, io avevo scelto il Bayern Monaco, questo poi l'abbiamo fatto vedere. Ho scelto il Bayern Monaco perché non volevo autogufarmela, però mi erano rimaste Bayern Monaco, Inter e Roma. Okay. Il Bayern Monaco l'ho voluta mettere per tirarmi via dalla mischia, però secondo me lui in quel momento... Le due possibilità, perlomeno la sensazione che mi ha dato, era che le due possibilità che avesse davanti fossero quelle due lì. Poi, per fortuna nostra, è venuta all'Inter. E lì, Inter Media House, quando ci fu la presentazione di Conte, mi chiamò e facemmo l'apertura della busta insieme al presidente. Ah, quindi è stata un'idea di Inter Media House? Sì, sì. Cioè, no, l'idea del gioco EPCC era stata mia. Poi, siccome l'hanno annunciato... 20 giorni dopo, meno di un mese dopo, si sono ricordati di quel momento e mi hanno chiamato per aprire la busta, un po' un momento Maria De Filippi, abbiamo aperto la busta. Ma per te com'è stato però? Perché comunque andare alla presentazione di un allenatore in quel momento storico dell'Inter deve essere stato, non lo so, cioè incredibile. No, è stato un onore, è stato un impatto, ma già la sua ospitata, mi ricordo che... Proprio per questo gioco, la settimana dopo mi chiamavano giornalisti dalla Germania, dall'Inghilterra, cioè cercavano tutti di mettersi in contatto per capire dove potesse andare Conte, perché in quel momento era l'allenatore libero più importante di tutti, no? Quindi tutti volevano sapere dove andava a finire. Allora ragazzi, la domanda su Pif non gliela posso fare, cioè, perché ormai da ieri è partita sta roba qua, non so se hai sentito anche tu su internet. La domanda su Pif. Su Pif o le nuove proprietà, ecco. Che... Cioè, secondo te che fine farà l'Inter? E il fondo Pif di Bin Salman? Pensavo Pif. No, beh, storico, minchia. No, il fondo Pif, sai che non lo so. Poi devo anche dire che da quando abbiamo perso col Bologna mi sono un po' depresso. No. E ho smesso di guardare, di informarmi, così ho detto vabbè, adesso non voglio più sapere niente. In più siamo qua a Torino, guarda, Milan, Fiorentina e Inter Udinese non sono neanche riuscito a vederle, ma di solito io faccio il pazzo se non posso vedere l'Inter, e invece ho detto vabbè dai, pazienza, non ci voglio neanche pensare. No, non lo so, perché com'è la situazione, ditemi voi. No, ieri è uscita diciamo questa indiscrezione da parte di qualche canale su YouTube che ci sarebbe il ritorno di questo fondo. Addirittura con le carte già firmate, nessun giornale ne parla. Però è tanto che si dice, no? È tanto che c'è questa voce in giro, Ale. Però nei fatti poi non ha quagliato. Non ho informazioni di prima mano che vi posso dare. Come vi dicevo prima, non puoi mandare un messaggino adesso, un WhatsApp. Pensa se ti rispondono fai tipo Ezio Greggio con Vlahovic, no? Non siete persone del mercato, però potresti farlo. Messaggino per sapere dove va a finire. Ale, invece te con la Coppa Italia come la vedi? Con la Juve? Allora, dramma nel dramma, perché saremo qua alle prove, quindi non la potrò vedere. In più è il giorno del mio compleanno. Che non si festeggia più a quell'età lì, tra l'altro, credo. Io già ho smesso. No, il compleanno no, ma il giorno del mio compleanno non porta benissimo all'Inter, perché era il mio compleanno quando abbiamo perso il derby 6-0 col Milan. Quindi quando l'Inter ha partite importanti il giorno del mio compleanno, la tradizione non mi sorride. Quindi spero di ricevere un indennizzo per quel 6-0 e che vada bene nella finale di Coppa Italia. E invece Alex, per quanto riguarda Twitch, lo segui? Vedi qualche canale
su questa piattaforma o sei un po' più su allora, YouTube? Adesso, da un po' di tempo no, però a un certo punto avevo, cioè in realtà è ancora aperto, è che non ho più tempo di andarci, però anche Twitch mi sembrava una piattaforma super interessante, quindi volevo un po' curiosare più che altro, l'ho aperto il canale per curiosare un po' su quello che si faceva, sui canali che andavano, poi insomma mi sembrava anche un passaggio semplice, perché sono sempre stato amante dei videogame e quindi mi piace giocare con i videogame. Ho detto, vabbè, non sarà troppo faticoso andare a vedere cosa succede. E quindi per un po' ho seguito, vabbè, seguivo i gamer da Power, Moonride, eccetera. Grande Power. Poi il Masseo quando riuscivo. Allora, quando puoi, perché tu giocavi a FIFA, sei invitato al nostro Pro Club. Quando puoi e quando ti fa piacere. Allora, ho fatto una partita... Ho fatto una partita con Seba Esposito sul suo canale. Sì, è divertente. Gioca con noi Espo il lunedì, quindi adesso ti aspettiamo. Voi giocate il lunedì? Il lunedì con Espo, tra l'altro è l'unico capace a giocare nella squadra. Ah, ok. Vedi, cazzo, un tempo il lunedì si andava a giocare a calcetto per davvero e adesso si fanno... ci facciamo i tornei. Non abbiamo più le ginocchia per andare a giocare a calcetto. Mi concedi una domanda su... L'ultima, che so che deve andare, Ale, prego, dammi. Sui miei cugini. Vai. Immagino José Mourinho sia rimasto nei tuoi cuori, Ale, come... credo come a tutti gli interisti. Volevo un tuo pensiero su questa finale di conference. A Roma ovviamente oggi sono due parti, no? C'è chi dice è una coppetta, c'è chi dice sta a fare la scena, dall'altra parte è una coppa europea, Mourinho è il numero uno. Secondo te la verità dov'è? Io penso che di coppette non ce ne siano, cioè quando c'è la possibilità di portarne a casa una, porta a casa, cioè comunque arrivare in fondo a qualunque competizione non è mai facile. D'altronde la Roma quella giocava e più di così non poteva fare, quindi essere arrivato alla fine è sicuramente un merito, e José è totalmente nel mio cuore, tanto che quando è arrivato alla Roma in Italia, anche lì qualcuno mi chiedeva, da interista ti spiace vederlo in Italia in un'altra squadra? Per me basta sapere che ce l'ho vicino ed è un piacere, perché comunque sai che ogni domenica nel post partita qualcosa ti regala, perché è una persona intelligente, perché è una persona che si fa amare, no? Poi non avevo dubbi che... Infatti ho tanti amici romanisti e magari ogni tanto ne sentivo qualcuno meno convinto, che dicevano, boh, però è un po' che non vince, un po' così. Dice, guarda che vi divertirete. Poi si fa quello che si può, però secondo me ha portato entusiasmo. Ale, chi vince il campionato che poi ti lasciamo andare? 75% Milan e il resto della percentuale, che adesso non sono bravo in matematica, non so fare. Cazzo, 25, 25%, dai. Sì, 25%. Sì. Però sui numeri non fidatevi mai di me. Vabbè, allora aspetta, Andre, chi vince la conference tra Roma e Feyenoord e chi vince la Champions League tra Real e Liverpool? Io dico Real, ed ero uno dei pochi a dire Real contro il City che sarebbe passato. Dicevo Real anche quando ha perso l'andata, ho detto ma quei gol lì vengono buoni, state tranquilli che vengono buoni. Secondo me la vince il Real e la conference, la conference speriamo la Roma, dai. Se la prendi diventi l'oracolo di Twitch. Grazie mille, Ale. Io non mi ricordo già più cosa ho detto. Ho detto Real e Roma. Hai detto. Ah, ma frega, tanto probabilmente Milan, ma lì sono percentuali, quindi sì. Grazie mille, Ale, di essere stato con noi, ragazzi, e buon lavoro. Grazie mille. Ciao, Ale. Ciao, Ale.